Allora, non stanno lavoro facile, ci proviamo, se tu arrivi va bene, se ne prendiamo una mezz'oretta o poco di più, insomma, gli interventi sono stati 10 questioni, alcune si avvicinano, la privatizzazione, per i comuni da una parte, la cementificazione dall'altra, molti sono specifici, ovviamente specifici, altri sono forse più generici. Si comincia col, se vuole vi ricordo, se no, allora prego, io sono qui a punzecchiare, al massimo l'aiuto, prego. Quanto? Vai. Immaginiamo una mezz'oretta, poi vediamo cosa succede. No, nel senso che appunto, cominciando dall'intervento di Deborah Lucchetti, iniziale, quindi diciamo così, ho ovviamente diritto di replica su tutto. Comincio, l'umore. Io ho sostanzialmente nel complesso lo stesso umore che avevo un anno fa. Anche perché un anno fa, come adesso, ero perfettamente consapevole di quelli che sarebbero stati i problemi enormi che mi sarei trovato di fronte, di quelli che sarebbero stati i condizionamenti oggettivi della realtà, di quello che sarebbe stato allora e che è ancora adesso il mio ruolo di sindaco. Quindi non Superman, il primo responsabile di un'amministrazione che ha 5.700 dipendenti, che deve erogare dei servizi, che continua ad erogare dei servizi nonostante i tagli, che ha oltre 5.700 dipendenti del Comune di Genova, ha un sistema di aziende controllate dal Comune che bene o male continuano a funzionare, ci sono, e questo vigili urbani che vanno di pattuglia, uffici dell'anagrafe che svolgono il loro ruolo, un sistema di servizi scolastici con 1.500 lavoratori, che asili nido, scuole materne, che fanno il loro, un sistema di servizi sociali che faticosissimamente tiene. Quindi sapevo che quelli erano i miei compiti, non mi facevo alcuna illusione sulla possibilità di in un anno, in due anni, in una situazione di recessione che non è un alibi, è un dato di fatto, è la crisi economica più grave dal 1945 a oggi, in cui ci dibattiamo da anni, ecco, che in questa situazione le cose passassero dalla notte al giorno, dalla tempesta al sole splendente, non lo pensavo un anno fa, non lo penso adesso, e da questo punto di vista il mio umore non è cambiato. Ho una visione, ce l'avevo e ce l'ho, e la voglio esplicitare per capire che le persone con cui mi confronto, che sento che fanno parte di un movimento che in una certa misura è stato rappresentato, può continuare a essere rappresentato, continua a essere rappresentato da persone che sono qua, ma anche da tante persone che non sono in questa sala, è un movimento di persone variegato che ha anche, pur riconoscendosi in denominatori comuni, anche delle sensibilità diverse, perché anche di questo bisogna tenere conto. Io mi sono candidato e sono stato il candidato del centro-sinistra, sono un sindaco del centro-sinistra, c'è una, secondo me, una differenza come valori di fondo rispetto al centro-destra, però so anche che all'interno del centro-sinistra ci sono una serie di sensibilità non identiche, delle quali poi bisogna fare sintesi. Detto ciò, io ho un'idea di città, e allora il discorso sull'economia esplicito, la mia idea di economia è un'idea che cerca di conciliare, che guarda a quel tipo di attività imprenditoriali cui faceva riferimento Deborah Lucchetti nel suo intervento, di imprenditoria vera assolutamente, che è importante. Naturalmente innovativa, sensibile all'ambiente, la sensibilità e il rispetto dell'ambiente deve essere imposto a qualunque azione imprenditoriale, però il tipo, ora interpreto le realtà e le esperienze a cui faceva riferimento Deborah Lucchetti,
nella mia ottica, nella mia visione, sono assolutamente, devono essere assolutamente compatibili, perché quello che dico a voi lo dico anche da un'altra parte, non è che cambi discorso a seconda degli interlocutori che ho di fronte, dico le stesse cose in contesti diversi, sono compatibili per quanto mi riguarda con l'impianto siderurgico di Cornigliano. Laminatoio di banda stagnata e linee di zincatura per 1700 posti di lavoro, e nella mia visione c'è di città, c'è lo stabilimento di Cornigliano che deve funzionare, e io sono stato molto contento che l'altro giorno in prefettura sia stato confermato un accordo di programma che lascia lì uno stabilimento con 1700 posti di lavoro senza cockeria ed altre forme di attività economica. Quindi la mia visione economica è una visione economica articolata, e cerco di portarla avanti difendendo attività di diverso tipo. Così come sulla città, ho un'idea di città. Ora, il termine è abusato, poi si presta così anche a letture diverse, ma questa idea di smart city, per usare l'espressione inglese, secondo me è un'idea intelligente, è una città che guarda al futuro. E il PUC che questa amministrazione sta portando avanti è stato elaborato dalla precedente amministrazione, e siamo in percorso per arrivare a una conclusione. Allora, anche da questo punto di vista esplicito molto chiaramente le scelte che sono state fatte, ma che sono state peraltro anche enunciate in campagna elettorale, quindi non ho cambiato idea rispetto a chi diceva, magari era il centrodestra che lo sosteneva in campagna elettorale, di azzerare il PUC che era stato predisposto dalla Giunta Vincenzi. La mia posizione e quella della mia coalizione, ma la mia del programma in campagna elettorale, non è di azzerarlo, ma di lavorarci sopra per portarlo alla definitiva approvazione, adozione, perché sentivo il bisogno di dare un quadro di regole certe. Secondo, nel merito quel PUC conteneva alcune idee e forza che condivido pienamente. Erano suggestioni, erano messaggi forti. Tra l'altro, detto tra parentesi, aveva anche contribuito in maniera significativa a lanciare questi messaggi forti un personaggio come Renzo Piano, nei confronti delle cui idee non solo io ho il massimo rispetto, ma ritengo anche che siano delle idee, a volte, cioè lui è un grandissimo architetto, quindi quando parla dei macrosistemi non è che sia sempre il depositario della verità, espone, ma erano delle idee forti ed erano fondamentalmente tre che condivido: costruire sul costruito, e questa idea di linea verde oltre la quale non si cementificava. Quelle erano idee forza che ci sono. Costruire sul costruito non significa, per essere molto chiari, che significa letteralmente costruire sul costruito, perché io mi sono trovato anche in questo anno di esperienza a fare i conti in molti casi con immobili fatiscenti che si riuscivano a demolire. Dopodiché, quando si passava alla fase successiva di costruire sul costruito, dove c'era un volume fatiscente, magari pieno di topi e in situazioni di degrado, lo si demoliva, e poi, spendendoci dei soldi ovviamente, perché gratis questo non lo si faceva, e poi c'era la fase 2, magari di costruire un edificio con riduzioni di volume di social housing, magari c'erano tre abitanti delle case vicino che dicevano: adesso le case di social housing non le costruisci. La demolizione andava bene perché così si prendeva un po' di vista, dopodiché l'operazione di costruire magari con dei contributi pubblici alloggi di social housing non andava bene. Io sono per costruire sul costruito, è un'idea che non è un'ulteriore cementificazione, però è un'utilizzazione degli spazi che esclude una espansione quantitativa della città. Così come il discorso della linea verde, e poi
È un discorso su cui io, anche sulla base di una lettura che poi voglio portare avanti, escludiamo un'espansione oltre questa linea verde dell'urbanizzato nelle colline, ma andiamo a vedere due cose però. Sia con chi coltiva, se le norme, che sono, possono essere anche delle norme regionali con cui dobbiamo fare i conti, sono davvero funzionali allo svolgimento di attività agricole o non ci mettono dei paletti che poi rendono davvero complicato per certi aspetti lo svolgimento di attività agricole. Quindi parlo con voi, parlo con la con coltivatori, con la con la Confederazione dell'Agricoltura, la Coldiretti, con tutti su questo. Ma dico anche un'altra cosa, in un quadro di regole certe, io ritengo, e qua non si parla di costruire dei palazzoni oltre questa cosiddetta linea verde, che il presidio anche con finalità abitative, ecco, un bed and breakfast, che ne so, quindi non legato necessariamente alla coltivazione, possa non essere nocivo per la tutela del territorio, perché quello che secondo me è un altro problema che dobbiamo fronteggiare è quello dell'abbandono del territorio, un territorio in cui non c'è nessuno che lo presidi. Quindi noi dobbiamo con la linea verde creare le condizioni perché la linea verde sia rispettata, l'ambiente sia rispettato, ma non è un ambiente da foresta amazzonica, da parco naturale di Yellowstone, è un ambiente questo che è stato nei secoli molto antropizzato. Quindi si tratta di tutelarlo, di preservarlo in maniera intelligente, entrando poi nel merito delle singole questioni. Quindi c'è un'idea di città chiara dalla quale non ci si allontana nei fatti. Il bilancio, diceva, bilancio deludente, no. Ovviamente i giudizi sono assolutamente tutti plausibili. Io dico una cosa, avendo avuto non sono mai soddisfatto di quello che faccio, e non do voti, soprattutto non sono io che do voti a me stesso, ecco, saranno i cittadini, però porto alcuni elementi che secondo me sono oggettivi. Questa amministrazione aveva una visione anche dei rapporti civili, un po' a 360 gradi. Il fatto che siano stati approvati c'entra magari poco, non è il focus di questo momento di incontri, di approfondimento, ma che siano stati approvati da questa amministrazione un regolamento sulle unioni civili, un regolamento che disciplina le sale giochi in città, questi sono elementi di un bilancio di un anno di attività. Esulano, ma mi occupo anche di quello, l'amministrazione si occupa anche di quello. Sarebbe stato fatto da altri? Forse sì, forse no, è stato fatto da questa amministrazione. Il fatto che noi abbiamo approvato un bilancio in cui per il secondo anno consecutivo, nonostante i tagli, che non sono un alibi, è un dato di fatto, il sistema dei servizi sociali tiene, non è stato massacrato il sistema dei servizi sociali, stiamo facendo una fatica bestiale a tenerlo in piedi, questo sistema dei servizi sociali. È un risultato soddisfacente? È un risultato che inadeguato? È un fatto. Così come sul discorso delle scelte di uso del territorio, quando questa amministrazione si è insediata c'era un progetto in itinere, due progetti in itinere che voglio ricordare, rispetto ai quali ho parlato con comitanti, Valletta Carbonara alle spalle dell'Albergo dei Poveri, un progetto di trasferire le serre che stavano lì dietro ai parchi di Nervi e fare al posto delle serre in Valletta Carbonara un parcheggio, adesso vi risparmio i dettagli perché capite con le varie questioni di cui mi occupo non è che sia poi sempre lucidissimo di ricordarmi i dati tecnici particolari di ogni cosa. Questo era un progetto
in itinere questa amministrazione ha detto, parlando con Italia Nostra, con associazioni che i parchi di Nervi non erano in grado di reggere un inserimento di serre, non è stato fatto. I parchi di Nervi, di cui peraltro rimangono problemi di manutenzione che io non voglio assolutamente trascurare, non hanno visto le serre, e si è lavorato un anno, e adesso oggi o ieri sul Corriere Mercantile c'era un articolo che diceva che l'amministrazione dell'albergo dei poveri sta andando esattamente nella direzione in cui avevo detto che si sarebbe andati in campagna elettorale appena insediato, d'intesa con una serie di comitati per la tutela delle serre di Valletta Carbonara. Altro esempio, area dell'ospedale, ex ospedale psichiatrico di Quarto. Quando questa amministrazione si è insediata c'era già un progetto definito, una AT della regione che avevano ceduto ad arte tutto il complesso che doveva essere venduto, messo sul mercato, erano già stati compiuti degli atti amministrativi da un altro ente. Questa amministrazione comunale ha cominciato a discutere con la regione, ha detto che non era d'accordo, anche in questo caso dialogando e sostenendo una serie di comitati di cittadini che si erano mobilitati, tant'è vero che siamo arrivati a una soluzione completamente diversa che tutela quell'area come area di servizi sociosanitari diversi, e il comune di Genova entra in quell'area diventando proprietario di spazi che saranno poi messi a disposizione del territorio e del tessuto associativo. Due esempi. Chiaro, non è che possa dire 150 esempi, ma sono due esempi non trascurabili, sono dei risultati. Il fatto che bastino a rendere soddisfatte le persone, io lo ripeto, non lo sono mai soddisfatto, quando so che l'obiettivo massimo non è mai raggiungibile ed è una faticosa azione per avvicinarsi al traguardo, sapendo che ogni passo che faccio vado contro vento, perché anche qua non ho un cammino, non abbiamo un cammino in discesa bello facile, abbiamo anche tante forze che tirano una direzione contraria. Detto questo, quindi umore, bilancio, esempi concreti di quello che abbiamo fatto, adesso ha raggio una serie di risposte su quelle in merito alle quali molto tecniche sul piazzale Adriatico. Intanto son venuto a trovare gli amici di Ponte Carega, ci torno, sono stato a fare le assemblee sul tema fascia di rispetto di Bra. A parlare di questo tema sono andato, ho ascoltato degli interventi in un'assemblea pubblica, interventi di tipo diverso, ci posso tornare, ma non è vero che non ci sono andato, e la pratica dell'ascolto è una pratica che anche in questa occasione ho seguito e che intendo assolutamente continuare a seguire. Poi è vero, un conto è ascolto, un conto è partecipazione, ma anche su questo dico qualcosa. Allora, sul tema agricoltura, poi noi ci eravamo visti in campagna elettorale, ci siamo visti anche in altre occasioni, questo tema dell'agricoltura come attività importante anche in un territorio come quello del Comune di Genova è un tema che mi trovo assolutamente sensibile e sono d'accordo con questa prospettiva. Per quanto riguarda gli insediamenti, così sono disposto a discutere, ma quello che garantisco è che non ci saranno cementificazioni delle colline genovesi verdi, ma si tratterà di capire come presidiare in maniera intelligente quel territorio, tutelandolo e incoraggiando l'attività agricola. Le aziende comunali, intanto voglio essere molto chiaro, le proposte di delibera della giunta comunale dovrebbero essere lette prima che uno poi ne parli senza averle lette, e non mi basta che si discuta sulla base di volantini o di titoli di articoli di giornale. Io voglio che parola per parola le delibere che io porto in discussione, soprattutto se devo ovviamente subire delle legittime bordate di critiche, che almeno siano delle bordate di critiche che partano da una lettura
del testo che almeno evidenzia quelle che sono le cose scritte e le intenzioni. Allora, sul sistema delle aziende comunali, quali sono i dati di realtà da cui dobbiamo partire? Vi cito due esempi per chiarire la mia idea di servizi pubblici, eccetera. Trasporto pubblico è essenziale, è un servizio pubblico essenziale. Noi abbiamo sotto gli occhi, non dipende dal comune di Genova, il caso di un'azienda che è l'ATP, azienda del trasporto provinciale pubblica della provincia e di comuni della provincia minori, che sta fallendo, la mandano in liquidazione. Allora, il banale, tra virgolette, problema che io come amministratore comunale mi trovo è che voglio cercare di fare in modo che non vadano in liquidazione le aziende del comune. Devo trovare il modo che non vadano in liquidazione, perché questo per me è la precondizione per tutelare il servizio pubblico. Perché se io gli dico, sì sì, l'azienda è pubblica, ma poi c'è un processo che io non riesco a governare, che me la manda in liquidazione, non ho tutelato il servizio pubblico, non ho tutelato i lavoratori, non ho tutelato niente, niente. E allora la bandiera di dire, ah, questa è la realtà. Noi abbiamo purtroppo come amministrazione comunale un sistema di aziende che per vari motivi, e allora ci bisognerebbe entrare, ma allora non mi basterebbe mezz'ora, perché un buon studio, ma su Amio, su Aster, su MT, su farmacie comunali, potrei fare degli interventi su ciascuna di queste aziende di un'ora, ma finiremo tra non so quanti giorni, e li faccio di un'ora, ma so anche che non sono il più competente su Amio, su Aster, su MT, però mi sono documentato. Ognuna di queste è diversa dalle altre, ognuna di queste risponde a degli obiettivi precisi, non sono da mettere tutte sullo stesso sacco, bisogna entrare nel merito, caso per caso, capire che cosa si vuol fare. Io il primo messaggio che ho dato è evitare che queste aziende, non facendo niente, crollino. Secondo, visto che la risoluzione è l'ho scorsa, ma così chiarisco elemento anche di discussione una prossima volta, qua si parla ad esempio di bagni marina, i bagni, esempio calzante concreto. Noi nella delibera abbiamo individuato alcuni ambiti strategici che sono trasporto, ciclo dei rifiuti o i materiali post consumo, energia, acqua e gas, sviluppo economico, mobilità, ambiti strategici che devono essere in qualche modo, nei modi più efficaci, presidiati dall'operatore, dal comune e da un sistema di aziende. I bagni in questi ambiti non c'entravano. Non era considerato un ambito strategico quello dei bagni marina. Sui bagni marina però la delibera dice una cosa, che non è che si liquidano i bagni marina. Nessuno l'ha detto. Si è detto un'altra cosa, che io come amministratore non voglio ogni anno, come avveniva negli anni passati, tirare fuori dal bilancio comunale, che è il bilancio di tutti noi, 300.000, 400.000 euro per ripianare le perdite di bagni marina. Questo non lo voglio più fare, perché quei 300.000 euro a me servono per fare la manutenzione nei quartieri di edilizia residenziale popolare. E allora il discorso che si fa nella delibera è che i bagni marina, come ci sono tanti bagni che realizzano profitti, io non chiedo che i bagni marina comunali realizzino profitti, ma che chiudano in pareggio, senza chiamare il bilancio comunale a ripianare delle perdite, perché a questo punto non ci sto più. E anche questo è un modo di capire come le risorse pubbliche, che sono beni comuni finanziari, vengono allocati per fare degli interventi, perché allora preferisco sviluppare i servizi sociali piuttosto che tenere in piedi una bagni marina che ogni anno mi costa 300.000 euro a ripianamento di perdite. E questo è un problema, dobbiamo dimostrare di essere capaci di gestire questo sistema, al di là degli slogan, patto di stabilità, ANCI, io partecipo regolarmente all'ANCI, e all'ANCI, come sapete, i vari
che riunisce i sindaci e comuni di tutta Italia, ci sono posizioni che sono abbastanza omogenee nel difendere il ruolo dei comuni, ma poi dal punto di vista dei passi successivi ovviamente riflettono il fatto che nell'ANCI ci sono sindaci di tutti gli schieramenti. Ci sono sindaci del nord, del centro e del sud, ci sono sindaci di comuni come Genova che ha, queste sono cose tecniche ma sono importanti, ha dei costi standard nell'erogazione dei propri servizi assolutamente soddisfacenti, e ci sono sindaci che sono ben lontani dall'essere alla testa di amministrazioni che rispettano i costi standard. Allora, ad esempio, io che cosa direi come sindaco del comune di Genova? Che i trasferimenti dello Stato al comune devono tenere conto del rispetto dei costi standard, per cui se c'è un comune che è inefficiente deve essere penalizzato. Naturalmente tutti i miei colleghi sindaci di comuni meno efficienti, che possono essere di centro-destra o di centro-sinistra, a un discorso di questo tipo un po' di freno lo fanno. Quindi in sede ANCI queste battaglie le faccio, continuerò a farle, però rendendosi perfettamente conto anche del discorso ANCI. Piazzale Adriatico non era una domanda, era una raffica di domande. Allora, su alcune cose ci vediamo e torno a trovarvi nella sala ARCI al circolo dove ci siamo visti quella volta. Sulla casetta ho avuto anch'io degli interventi diretti in modo che si completi e quella casetta venga assegnata al territorio esattamente nel modo in cui ci eravamo detti. Su tutte le altre questioni, gli alloggi del primo piano di Piazzale Adriatico, così consentitemi di venire a dare delle risposte a voi una volta che mi sono documentato, perché su due piedi devo un attimo studiare prima di dire fesserie. E però questa è una promessa, diciamo. Sì, sì, ma infatti, ci sono andato, lo sanno, mi hanno portato in giro, ci torno, quindi non è che scompaio, ci conosciamo con loro. Possono, e questa cosa qua della casetta, che era una cosa specifica, poi ce ne sono anche altre che mi avete detto. Il Gavoglio. Adesso stiamo, come lei sa, perché poi anche, come dire, non è che sono così l'UFO, cioè il signore, cioè, ci siamo visti per parlare del Palacep a Pra e lavoriamo assieme per cercare di trovare una soluzione. Però adesso per ora nessuno vi ha cacciati dal Palacep, no? Qualcuno vorrebbe farlo, è vero? Qualcuno vorrebbe farlo, c'è riuscito? No, non c'è riuscito perché qualcuno ha detto che ci dovevate rimanere. Allora ci incrociamo sulle vicende del Palacep, ci incrociamo sulle vicende della Gavoglio, magari non perché ci sono fisicamente io, anche qua, cioè, non ho il dono dell'ubiquità. Nel senso che molte persone le vedo, le incontro o per strada oppure a incontri specifici. Quando ci sono gli assessori della mia giunta, c'è la giunta comunale, per cui non è che ci debba essere fisicamente io, se no avrei bisogno non di una giornata di 24 ore, qualche ora di sonno devo pure averla, ma ecco, questo è un dato di fatto. Per cui anche sull'interlocuzione con i comitati per l'acqua, poi ci continuerà a esserci, a un'iniziativa dei comitati, era venuto l'assessore Garotta, ora è chiaro che uno vuole che sempre che ci sia il sindaco, però è proprio materialmente impossibile che riesca a essere sempre presente io. Però l'interlocuzione c'è, interlocuzione non vuol dire che io dico avete ragione se lo penso, dico che non condivido se non condivido. Sulla partecipazione c'è un punto importante. Sulla Gavoglio, cioè, dimenticavo. Adesso c'è, grazie a questo nuovo quadro normativo nazionale che consente una sdemanializzazione della Gavoglio,
si sono create finalmente le condizioni giuridiche per poterlo fare. C'è stato un cambiamento non da poco, recentissimo, un cambiamento che noi vogliamo, di quadro, che noi vogliamo sfruttare per andare in quella direzione. E ci stiamo muovendo proprio per arrivare ad acquisire l'area della Lavoglio, dopodiché avremo il problema, una volta che l'abbiamo acquisita, di evitare che ne franino ulteriormente dei pezzi, e avremo finalmente la possibilità di intervenirvi dentro. La partecipazione, anche qua, questo per me è un punto delicato e un punto in cui mi sento assolutamente non soddisfatto del percorso, ma è un tema che si presta, secondo me, anche a molti equivoci. Lo dico con grande franchezza, nel senso che qualcuno ha detto l'ascolto non basta. Certo, lo so, non basta. Io comunque ascolto, questo è chiaro. Non lo fanno tutti, però mi rendo conto che non basta. La partecipazione è un po' qualcosa di diverso. Io rispetto molto le assemblee elettive, con tutti i limiti che hanno. Cioè rispetto molto il Consiglio Comunale, rispetto molto la Giunta, perché sono stati comunque, non vedo altri sistemi, sono stati comunque legittimati da un voto popolare e hanno istituzionalmente il dovere di scegliere, di ascoltare, di rapportarsi con i cittadini. Adesso lo dico in maniera un po' provocatoria, ma positivamente provocatoria. Ecco, gruppi con cui io ascolto sono diversi e mi dicono cose diverse. Beh, faccio due esempi per dire come si collega l'ascolto, la rappresentatività delle persone, le scelte che si compiono e il ruolo di chi amministra e di chi poi deve assumere delle decisioni. Due esempi, case popolari. Prima avevo detto che ci vogliono un sacco di soldi per fare manutenzione, non bastano, ci vorranno soldi, non avete davvero idea, ecco questo è il punto, che molti non hanno idea della quantità di soldi che ci vogliono per fare manutenzione a Begato, al CEP o a Canova, come la si vuol chiamare. Se vuole rindolire tutta la vicenda. Ci vogliono delle somme enormi in quelle case, in quei quartieri. Ci sono dei problemi di assegnazione di alloggi e io mi sento anche dire da comitati rappresentativi di cittadini, sostanzialmente esemplifico, di stare attento a non inserire come amministrazione comunale in quegli alloggi delle persone in condizioni di particolare disagio, perché il disagio di quelle persone si traduce in un disagio complessivo aumentato degli interi edifici. Sono contraddizioni reali, mi portano magari dei lavoratori che sono dei pensionati dell'Italsider, che abitano in quegli alloggi da tanti anni, prima erano lavoratori dell'Intersidero o dell'Ansad, adesso sono dei pensionati, mi portano un problema reale, che la vicinanza con persone in condizioni di grande criticità complica la vita dell'edificio. E mi dicono, ma stai attento, non metterci queste. Io dico a me stesso, ma dove metto io come amministratore comunale? E mi rendo conto di una contraddizione, altra contraddizione. Il discorso delle piste ciclabili, cioè ci sono, io ho un'idea, poi ci sono anche comitati di cittadini che perdono i parcheggi se si fa la pista ciclabile e che insorgono e dicono che vogliono partecipare anche loro e contestano delle scelte. Ci sono i commercianti che discutono i problemi delle pedonalizzazioni delle piste ciclabili. E allora qual è il... cioè anche loro rivendicano ascolto,
rivendico l'ascolto, vogliono influire sulle scelte. Allora io, l'amministratore si assume poi in fondo, si assume sempre delle responsabilità. Quello che è difficile dal punto di vista del metodo è far seguire alle prassi dell'ascolto delle prassi di legittimazione delle scelte, perché io mi devo confrontare, è un dovere per me confrontarmi con i comitati. Poi c'è un momento in cui la scelta non è necessariamente la posizione di un comitato, la scelta è sempre di chi amministra e sulla base di quelle scelte poi viene giudicato dai cittadini. E ancora, c'è stata un'assemblea, c'è stato anche lì, è intervenuta lei all'assemblea PRA. Era un consiglio municipale, però con io sono partecipato anche comunque a un incontro partecipato da tantissime persone in cui ci sono state anche degli interventi dal pubblico e uno era il suo, quindi non so se fosse il consiglio municipale o non fosse un'altra occasione. Aperto, perfetto. Allora io ho detto che l'assemblea era un consiglio municipale aperto in cui lei è intervenuta. Allora su PRA, anche qua per raccontare a tutti, il problema non da poco è che l'amministrazione comunale di Genova ha ottenuto anni fa dei finanziamenti europei per fare a PRA una serie di cose che in parte sono state fatte, ma nel progetto c'era una strada a quattro corsie, cioè il progetto presentato per avere dei fondi dell'Unione Europea prevedeva una strada di quelle dimensioni, quindi non è che lo si è inventato, il progetto prevedeva interventi sull'area, sulla fascia di rispetto, così, ma prevedeva anche quello. Qual è la questione? La questione è che dopo che il progetto era stato presentato, si erano ottenuti dei fondi dell'Unione Europea in maniera assolutamente legittima, un vasto gruppo di cittadini di PRA ha ritenuto che quel progetto dovesse essere rivisto. Ma il progetto non è che sia stato presentato adesso, era quello che era servito per ottenere quei fondi. Il problema, questo progetto, le quattro corsie, una è riservata al mezzo pubblico. Il problema come amministratore è che c'è una norma che, piaccia o non piaccia, dice che se su quel progetto complessivo di PRA entro il 2015 non viene speso l'80% della somma, che era di 15 milioni di euro, che era stata ottenuta fondi europei per realizzare una serie di cose che a suo tempo vennero proposte, questi soldi tornano indietro. Non solo tornano indietro quelli che non abbiamo speso, ma dobbiamo risarcire anche quelli che abbiamo speso per realizzare una serie di cose che comunque hanno portato a PRA e potranno portare a PRA dei miglioramenti, che non vuol dire che io sia insensibile al tema della strada, ma ho voluto portare a conoscenza di tutti i presenti, anche di quelli che non abitano a PRA, alcuni dati di fatto. Vado un po' lungo. Sì, ma poi recuperiamo le cose che sono mancate, perché come si vuole l'aiuto. Sul GAS, gruppi di acquisto solidale, gli spazi, che poi c'è stato il collegamento tra il discorso dell'attività dei GAS e gli immobili comunali, sono in totale sintonia. L'idea è quella, e lo si sta facendo, di mettere a disposizione degli spazi comunali, immobili comunali, di attività che abbiano finalità sociale. Lo si sta facendo, nel senso che sottopasso di Piazza dei Ferrari abbiamo trovato collocazione per Emergency, in un sottopasso avevano bisogno di una sede, ce li abbiamo messi,
L'altro giorno in via Pre c'erano CVC 153, 157 o 155, 157 in via Pre, spazi comunali su strada messi a disposizione con il municipio di un tessuto di associazioni, per cui con una turnazione in quegli spazi ricevono i cittadini, comitati di quartiere, affutenti, SPGGL a rotazione, o altrove. Parlo del centro storico perché è una, è una realtà che, oltre a vedermi residente, conosco. O altrove, bene immobile assegnato con un bando di concorso ad Arcia, comunità di San Benedetto, perché diventi uno spazio di aggregazione culturale di quartiere. Gli esempi che posso fare sono diversi. Risultati, tornando alla domanda di Deborah Rocchetti, bisogna essere soddisfatti? Non mi importa il mio grado di soddisfazione, dico solo che questi sono fatti e a questi fatti se ne devono aggiungere altri, per cui la politica di valorizzazione degli spazi degli immobili comunali per mettere a disposizione di questo tessuto è una delle linee guida sulle quali noi marciamo e su cui intendiamo marciare. Per cui se come GAS si individua un'area della città dove andare a cercare con i nostri uffici del patrimonio degli spazi comunali che possono essere messi a disposizione nel rispetto delle leggi, perché non è che l'amministratore comunale li può dare così, regalare, ma con dei bandi, con delle procedure assolutamente trasparenti come quelle che sono state eseguite in questi casi, siamo assolutamente a disposizione. Su Bosco Pelato la questione non l'ho seguita in prima persona, mi riprometto davvero, non mi sembrerebbe serio da parte mia di dire sì no, la vedo, perché il fatto che fosse un punto dolente per il comitato dei cittadini, questo lo sapevo, datemi il tempo anche sui singoli progetti di andarli a vedere personalmente. Cioè, sono un paio, se posso, rifiuti qua. Zero, una proposta per l'osservatorio. Sì, certo. Allora, rifiuti zero, anche qua, tema dei rifiuti, con Enrico Pignone ne stiamo parlando continuamente, una delle persone con cui ne parlo di più, ma non è la sola. Dobbiamo rispettare le indicazioni europee che dicono di portare la differenziata italiane, che sono ancora più da questo punto di vista il 65% di differenziata. È stata la linea, anche qua siamo proprio seri in fondo per dire cosa cambia, cosa non cambia, le culture eccetera. È inutile nasconderci che sino a poco tempo fa c'era una visione, che adesso viene sostanzialmente abbandonata, che immaginava che a Genova ci dovesse essere un impianto di smaltimento che dovesse servire il bacino regionale. Questo era anche qua il punto di partenza. Sulla base di una serie di riflessioni, di valutazioni, di motivi, una posizione che trovava sostanzialmente concordi i lavoratori dell'azienda. Cos'è accaduto dopo? È accaduto che c'è stato un cambiamento di orientamento. È un risultato soddisfacente? Non è soddisfacente? Torniamo al tormentone, ma adesso, visto che Deborah Lucchetti ha detto non sono soddisfatto, allora io un po' come tormentone dico vediamo un po' che cosa può renderci soddisfatti oppure no, è come refrain del... Allora c'è stato un cambiamento di approccio che si traduce anche adesso nel confronto e nella discussione che il Comune di Genova e la stessa Amium fa con la Regione Liguria, che deve definire il piano regionale dei rifiuti, che porta a un cambiamento di approccio, secondo me non secondario, che va nella direzione del rispetto delle indicazioni europee, che
che ci pone comunque nel medio termine, e parlo nel medio termine 10 anni, 15 anni, quindi quando chissà che cosa sarà successo al Comune di Genova, ci pone il problema, pur tirando sulla differenziata, di capire come trattare il resto, che poi ci sono anche qua discorsi diversi. Ecco, noi adesso marciamo con una discarica, che non è una discarica su cui sono stati fatti degli interventi, Scarpino, che non è da presentare come la discarica, però è una discarica. E che ci dà un certo respiro, ma che non può essere la soluzione finale del problema dei rifiuti. L'impegno a spingere la differenziata, a puntare sulla raccolta dell'umido, così sono le linee guida dell'amministrazione comunale e anche adesso diventano le linee guida dell'azienda. C'è poi un piano molto complicato che vi risparmia tecnicamente di come quello che si decide come anno, come comune, viene normato dalle leggi regionali che sono in fase di gestazione, ma noi quello che posso garantire è che non è che stiamo a subire le scelte della regione, pretendiamo che la regione ne discuta con noi sulla base di certi principi su cui ci confrontiamo. Quindi all'osservatorio manterrete? No, l'osservatorio, la massima trasparenza, quella è un'idea che condivido assolutamente. Stessa cosa analoga per un tavolo invece sull'acqua, la proposta di gestione. Sì, cioè, ecco, sull'acqua io avevo avuto modo di intervenire quando ho detto che a Genova non esistono le condizioni. Per come è andata la storia genovese, non esistono le condizioni adesso per comprarsi le reti. Sì, però è venuto a un vostro incontro, è venuto l'assessore Garotta. È venuto l'assessore Garotta, è un assessore della mia giunta. No. Se si può prendere lo stato. Sì, sono d'accordo. Certamente sì. Sono rapidi, anche se una serie di richieste che erano state fatte, io avevo in maniera argomentata, dal mio punto di vista, avevo detto non sono in grado di praticarle, cioè la richiesta che il Comune di Genova ricompri le reti che sono di proprietà di aziende private, non abbiamo le decine di milioni di euro che servirebbero per ricomprare le reti, non ce le abbiamo. Va bene, ci confrontiamo. Ma questo è l'impegno, mi pare che se l'abbia preso. C'è un altro impegno molto preciso, il referendum di Salviamo il Paesaggio, la raccolta di informazioni di Salviamo il Paesaggio. Lì è una cosa che non... questo elenco di domande alle quali... Censimento, non le ho viste. Non ho visto, non sono arrivate sotto i miei occhi, quindi voglio vederle e voglio capire perché gli uffici hanno risposto prima a 5, poi a 8, quello che era domande in maniera effusiva, non lo so, sono interessato a vederle in prima persona, quindi le mandate via email tramite tutti quelli che hanno contatto con me, al mio ufficio come segreteria, così le vedo e sono in grado di dire la mia, poi piacerà o non piacerà la risposta, ma almeno ricevono una risposta direttamente da me. Una domanda più complessiva, non si torna dietro sul fermare le privatizzazioni, forse l'ho già accennato, ma non ne valisco. Ma qua non c'è una, anche questa è una balla, non c'è la marcia per la privatizzazione. Cioè noi abbiamo un'azienda, allora dire questo, la delibera, Aster, un'azienda che fa manutenzione, dovrebbe fare manutenzione, dovrebbe, ha 400 dipendenti, 380, 360 per essere precisi, di cui non so, operai pochissimi, molti negli uffici, servizio del verde magari 60 persone, 70 persone, alcune per ragioni di età così non sono in grado di fare le potature sugli alberi. Cioè abbiamo un problema reale di come fare manutenzione in questa città. È un'azienda che si occupa di varie cose, che ha ad esempio
un impianto di produzione di materiale bituminoso, asfalto. Allora, la domanda che io mi sono posto e che nella delibera, in quella delibera di indirizzo dico, valutiamo, è possibile sulla base delle norme esistenti, che perché questo impianto di produzione di materiale bituminoso di Aster, che oggi lavora, non so, al 30% della sua potenzialità, al 20% della sua potenzialità, lavori al 90% della sua potenzialità vendendo ai privati, è possibile ottenere questo risultato e farci magari dei conti? Allora, se per fare questo ci sono delle norme che impediscono a un'azienda comunale al 100% di andare a vendere materiale bituminoso ai privati, ha senso o non ha senso che io immagino che su Aster faccio una holding comunale sotto cui ci sono dei pezzi diversi, per cui il verde è comunale e questo impianto di materiale di produzione di materiale bituminoso ho un socio privato che mi consenta di utilizzarlo al 90%, di farci degli utili che magari vengono incamerati dalla mia azienda con cui poi faccio manutenzione sul verde. Ma è così assurdo dire ragioniamo sul problema per vedere se ha un qualche fondamento? Non ho detto facciamo così, ho detto ragioniamo all'interno di un piano industriale di Aster se un'ipotesi di questo tipo sta in piedi oppure no, e lo verifichiamo. Questo è quello che si è detto, non è di smantellare le manutenzioni pubbliche. Fesserie che si leggono in testi, questo è un problema reale. Poi lo analizziamo, arriveremo a dare delle risposte magari non coincidenti, ma almeno partiamo da questo problema che sollevo, facendo riferimento a una situazione molto specifica, che peraltro i laboratori di Aster conoscono bene, non è che non conoscono. Grazie direttore, adesso facciamo